Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo episodio della Ring of Volto. Volto Mania è sempre più vicina e l'evento più importante dell'anno sarà diviso in due serate. Fra soli due episodi andrà in scena la notte 1 di Volto Mania. E noi oggi partiamo subito con un'altra imperdibile puntata settimanale di Ring of Volto, perciò colleghiamoci subito con il backstage perché a quanto pare c'è il campione mondiale dei pesi massimi da Ring of Volto in collegamento. Quindi andiamo a sentire Dana. Buonasera a tutti quanti. Caro Lars Payne, il giorno del nostro incontro si avvicina sempre di più. A Volto Mania ci affronteremo per il mio titolo mondiale dei pesi massimi. E tu sei forse l'avversario più tosto e più importante che io mi sia mai trovato davanti in tutta la mia carriera. Tu, da quando sei arrivato qua in Ring of Volto, sei ancora imbattuto, non hai mai perso. E in più hai ottenuto la title shot per affrontarmi per il mio titolo mondiale dei pesi massimi, sconfiggendo Reynolds a Last Pursuit al termine di un match davvero pazzesco, strabiliante. Tu sei stato il primo atleta che è riuscito a uscire dallo schienamento dopo aver subito la F5 di Reynolds e ti sei rialzato solo al conto di uno addirittura. Rendiamoci conto. Dopodiché, nella fase finale del match, tu hai subito 3 F5 consecutive e ti sei rialzato stavolta al conto di 2. Tu hai compiuto un'autentica impresa sconfiggendo Reynolds. Hai fatto davvero un qualcosa di clamoroso e dunque tu sei ancora imbattuto. Sappi però che tutto ciò non ti servirà. No, non ti servirà a niente. Perché io sono il campione mondiale dei pesi massimi di questa federazione e sono il miglior campione mondiale dei pesi massimi che ci sia mai stato nella storia di questa federazione. Ti servirà ben altro per riuscire a battermi, hai capito? Io non mi arrenderò mai dinanzi alla tua morsa del diavolo. Ci siamo capiti? A Volto Mania, io sopravviverò alla tua finisher. E ti sfonderò il cranio a suon di Switching Music. E resterò io il campione mondiale dei pesi massimi della Ring of Volto. Caro Lars, non potrai farci niente. Tu sarai forte quanto vuoi, ma io sono migliore di te e sono il miglior atleta presente in questo roster. Nessuno è alla mia altezza, e di certo neanche tu lo sei. E adesso amici siamo arrivati al primo match della serata dove avremo in azione Mattia contro Wade. E vi ricordo che Mattia fra due episodi a Volto Mania dovrà affrontare The King Mike Masters per il titolo televisivo della Ring of Volto. Eccoci qua in diretta amici per il primo match della serata. Il seguente incontro è un 1 contro 1 e il primo atleta a fare il suo ingresso è il number one contender per il titolo televisivo della Ring of Volto. Lui è Mattia.
suo avversario è accompagnato da Max, in rappresentanza della Boom Squad. Lui è Wade. Dunque ci siamo, il match può avere inizio, Mattia contro Wade. Ci siamo, l'arbitro inizia il match, attenzione Mattia, mamma mia, parte subito, aggressivo su Wade, che tra l'altro ragazzi passa subito al contrattacco, ma qua il number one contender al titolo televisivo, contrattacca, no ancora Wade, no amici, ancora Mattia, no, ancora Wade, no ragazzi, ancora Mattia, oh mio Dio, che adesso per andare in corsa ed esegue un braccio teso, devastante ai danni del componente della Boom Squad, che adesso guardatelo, evita l'attacco di Mattia, e qua continua ad attaccare, no, adesso Mattia lo prende, lo blocca, lo spinge via, poi dopo per andare in corsa, lo agguanta e lo manda al tappeto con un belly to belly suplex. Adesso Mattia prova lo schienamento, vediamo, uno, da fare colpo di reni da parte di Wade, allora Mattia, gli infila un calcione ben assestato sulla schiena, poi dopo rialza il suo avversario, e adesso, gli infila questa testata, poi dopo Wade, lo manda nella zona dell'epron con questo back body drop, poi adesso lo prende, attenzione, dall'epron lo agguanta, vertical suplex, oh mio Dio, lo riporta sul quadrato, mamma mia che impatto, adesso Wade prova lo schienamento, vediamo, uno, niente da fare, colpo di reni da parte di Mattia, mamma mia che match, bello, rapido, è bello, energizzante, adesso Mattia prende Wade, mamma mia che belly to belly suplex, devastante, ancora il number one contender al titolo televisivo che continua a infierire e sistema la testa di Wade, che scarpata, violentissima, ancora Mattia lo prende, lo rimette in piedi e continua a menarlo di mazzate, mamma mia che botte durissime, adesso Wade non ci sta, prende Mattia, lo mette lì all'angolo e adesso lo colpisce, poi dopo, lo afferra per la gola, mamma mia ragazzi, che foga agonistica, oh mio Dio, interviene pure l'arbitro, porca miseria, adesso Wade rimette in piedi Mattia, poi dopo cosa fa? No, no ragazzi, non ci credo, è già pronto a mettere a segno la sua manovra speciale, oh mio Dio, grande manovra da parte di Wade, che adesso prova lo schienamento, vuole provare a chiudere, uno, due, Mattia si rialza, Wade dice all'arbitro, conta più veloce, sei troppo lento, e allora rimette in piedi Mattia, perché è pronto a continuare ad attaccare, prova di sweep, no ragazzi, Mattia contrattacca, lo manda nella zona dell'Epron, ma qua ragazzi Wade contrattacca il migliore dei modi colpendolo e poi dopo prova una spear che viene ribaltata in DDT da Mattia. Porca miseria ragazzi, che match. Adesso Mattia prende Wade, lo scalaventa all'angolo in corsa di Mattia, mette a segno un forearm devastante. Ancora Mattia non si ferma, spinebuster ai danni di Wade. E qua ragazzi Mattia può provare a chiudere, uno, due... No! Wade con un colpo di reni all'ultimo secondo si rialza, incredibile. Allora Mattia continua a infierire violentemente e adesso guardatelo, si avventa su di lui con questa serie di pugni durissimi sulla faccia. Oh mio Dio, Mattia vuole fare le cose in grande. Infatti adesso si avventa ancora su Wade. Oh mio Dio, che pugni devastanti. Ancora Mattia che mette in piedi il suo avversario, che però adesso non ci sta ragazzi, Wade non ci sta e adesso continua ad attaccare Mattia, poi dopo lo prende per un braccio, cosa fa? Oh mio Dio, lo sbatte al tappeto e adesso prova un armbar, oh mio Dio, gli vuole spaccare un braccio, porca miseria, poi adesso Wade decide di mollare la presa, poi dopo rimette in piedi Mattia, lo colpisce violentemente, ancora Wade, attenzione, no ragazzi, Mattia passa al contrattacco, no, Wade blocca tutto, no, Mattia adesso li rifila, una serie di testate ravvicinate, oh mio Dio, poi dopo Mattia, attenzione cosa fa, lo prende, lo scalaventa nella zona dell'Epron, poi dopo gli tira un pugno violentissimo sulla faccia, lo getta all'esterno del quadrato, ancora Mattia continua ad infierire, Wade adesso lo prende, lo rimette in piedi e qua ragazzi continua a colpirlo, poi dopo lo lancia, oh mio Dio, sui gradini d'acciaio, mamma mia signori, ancora Mattia colpisce Wade,
Gli infila un calcione, adesso continua a stompizzarlo ripetutamente. Mattia non si ferma, prende Wade, ancora! Lo rischianta sui gradoni, porca miseria, che tortura! Adesso Mattia riporta Wade sul quadrato. Oh mio Dio, Wade non c'è più, amici. Wade non c'è più. Mattia lo prende, lo rimette in piedi, ma qua ragazzi, Wade passa al contrattacco! E adesso sì, di nuovo può rimettere a segno la sua manovra speciale. Mamma mia, signori! Wade scatenato, il pubblico sta supportando e adesso Wade mette a segno la sua finisher. Non ci credo. 1 2. No, Mattia si rialza, Wade si dispera. Oh mio Dio ragazzi, il pubblico è invisibilio. Wade non demorde, rimette in piedi Mattia, continua a colpirlo senza sosta. Oh mio Dio, Wade scatenato, adesso prende Mattia, cosa fa? Lo solleva! No, Mattia gli piomba le spalle! Oh mio Dio, lo tira giù! Mamma mia, signori, che match spettacolare! Adesso Mattia rimette in piedi il componente della Boom Squad, e qua ragazzi, continua a colpirlo senza sosta. Mattia scatenato, adesso prende Wade, lo trafigge, poi adesso sale sulla seconda corda, Mattia si lancia! Oh mio Dio, con questa gomitata pazzesca! Adesso mette in piedi Wade, guardate Mattia, si sta caricando, lo invita a farsi avanti e continua a colpirlo, mamma mia, la testata, no! Wade adesso dice di no e continua a colpirlo, ma qua ragazzi, Mattia prova una spinebuster, no! No, riversata, diventa DDT, incredibile, Wade adesso li mette in piedi, oh mio Dio, dropkick! Mamma mia ragazzi, adesso Wade inizia a colpire violentemente Mattia con questi pugni sulla faccia. Adesso Wade può iniziare la sua riscossa. Adesso rimette in piedi Mattia, dai, continua a colpirla ancora. Oh mio Dio, no, no ragazzi, qua Mattia passa al contrattacco, prende Wade. Oh mio Dio, lo scaraventa al tappeto con un sacco di immondizia. Ancora Mattia rimette in piedi il componente della Boom Squad, poi adesso la ferra. Oh mio Dio, ancora Spinebuster, Spinebuster. Poi ancora Mattia non si ferma in certo qua. Mette in piedi Wade e qua ragazzi è pronto con la sua pedigree. Sì, schianta il tappeto Wade e qua ragazzi mi sa che non c'è più niente da fare. 1 2 e 3, Mattia sconfigge Wade. Ed ecco qua che Mattia può esultare, grandissima vittoria per lui oggi. Attenzione però, non ci credo, arriva il campione televisivo, The King Mike Masters, che è pronto a vendicarsi. Sì, e manda al tappeto Mattia, poi dopo, oh mio Dio, con questa cutter lo stende. Ancora Mike Masters, non è sazio, non si accontenta, ancora prende Mattia, lo schianta al tappeto. L'arbitro sta chiamando i soccorsi, Mike se ne fotte e continua a colpire Mattia. Mike non si ferma, sì, ancora Mike lo ristende, non ci credo, ancora il campione non si ferma, no, 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 oh mio Dio, ancora schianta Mattia al tappeto e lo mette KO. E vi ricordo che i due, fra due episodi a Voltomania, si affronteranno per il titolo televisivo della Ring of Volto. Intanto mi stanno chiedendo il collegamento con il backstage, quindi colleghiamoci subito. Oh mio Dio, ma qua siamo nel backstage e c'è Alessio che sta infierendo a suon di sediate sulla gente 1. Non ci credo, Alessio non ha digerito il rifiuto da parte del Volto del Ring per la sua sfida per Voltomania e allora sta eseguendo una rappresaglia ai danni degli agenti del Volto del Ring. Vuole lanciare un chiaro segnale al presidente. E infatti l'ex Mr. Cash continua senza sosta ad infierire a suoni sediate. Adesso rimette in piedi l'agente 1. Cosa vuole fare? No, 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 ragazzi! Oh mio Dio, schiacciata uragano! Porca miseria! Alessio però non si accontenta. Lo rimette in piedi, guardate, lo osserva di gusto, ci sta godendo e infatti ancora infierisce e lo rischianta al tappeto e lo mette KO. E adesso amici è tempo di passare al prossimo incontro dove avremo in azione Nathan Robinson contro JB04. Fra i due è iniziata una bella diatriba a Last Pursuit quando Nathan Robinson, mandato da Mattia, ha attaccato brutalmente JB04 ferendolo sulla fronte. Poi nello scorso episodio i due si sono affrontati all'interno di un tag team match e alla fine Nathan Robinson ha schienato JB dopo aver
rifilato una serie di ginocchiate clamorose sempre lì sulla fronte ferita di JB. E adesso, oggi, i due si rincontrano sul ring per un 1 contro 1. Siamo in diretta, amici. Il seguente incontro è un 1 contro 1 e il primo atleta a fare il suo ingresso è Nathan Robinson. Il suo avversario è JB04. E dunque direi che si può partire. Nathan Robinson contro JB04. Ci siamo, l'arbitro inizia il match. Oh mio Dio, che partenza da parte di Nathan Robinson, che travolge subito JB con una spallata, poi dopo lo prende e lo manda all'angolo. Oh mio Dio, lo spiaccica ancora Nathan. Di nuovo spiaccica l'ex campione hardcore. Porca miseria, poi dopo lo prende e lo manda all'angolo opposto, ancora rincorsa, ma stavolta JB riesce agevolmente ad evitarlo. E adesso sì che JB può ribaltare completamente la situazione, può rifarsi, prende Nathan, attenzione, prova un vertical suplex, ma qua ragazzi Nathan riesce a ribaltare tutto. Oh mio Dio, che craniata, e lo stende. Ancora Nathan, rimette in piedi JB, oh mio Dio, pugno sullo stomaco. Adesso Nathan vuole già provare la chiusura. Uno, niente da fare, colpo di reni da parte di JB04, che porta ancora dei vistosi cerotti sulla fronte, perché Nathan continua ogni volta ad inferire sempre lì nel punto ferito di JB. Ancora, guardate Nathan, oh mio Dio, continua ad approfittare della situazione. Oh mio Dio, li cammina addirittura sopra. Poi dopo prova un calcio sulla schiena, ma qua ragazzi JB ribalta tutto. Sì, back suplex, back suplex, dai dai, JB adesso infierisce con questo leg drop. JB adesso poi continua a rincarare la dose con questo pugno in caduta, poi dopo attenzione acchiappa Nathan con questa presa al collo. Adesso JB probabilmente vuole provare una sottomissione, vediamo un pochino, vediamo Nathan come saprà comportarsi. JB intanto continua a fare leva con la sua presa, Nathan è in estrema difficoltà. Attenzione, potrebbe cedere. No, no signori, Nathan in qualche modo si rialza. Sì, sì, allenta la presa di JB e se ne libera. Incredibile, poi dopo, oh mio Dio, lo cioppizza e lo manda al tappeto. Ancora schienamento. No, JB adesso si rialza al conto di zero. Nathan si dispera. Oh mio Dio,
Grande reazione da parte di JB che adesso... No! Non ci credo! Accappa subito Nathan! Oh mio Dio, e mette a segno! La sua manovra tronca a collo! Porca miseria, JB potrebbe beffarlo! C'è lo schienamento! Uno! Due! No ragazzi, Nathan Robinson si rialza, JB si lamenta con l'arbitro! Porca miseria, che peccato! Adesso... JB rimette in piedi Nathan, poi dopo cosa fa? Lo prende. Lo scaraventa di pura forza! Oh mio Dio, con questo forearm! Lo abbatte. E adesso JB si scatena. Sì, leg drop. Poi adesso guardate JB. Scatenatissimo. Adesso si lancia dal paletto gomitata volante. Sì! Prova lo schienamento. Uno. No! Nathan si rialza all'uno. Non ci credo, ragazzi. Clamoroso JB. Si mette le mani in testa, allora Nathan prova a colpirlo, ma qua ragazzi, JB04 passa al contrattacco, e qua ragazzi ancora, mette al tappeto Nathan Robinson con la sua manovra tronca collo. Oh mio Dio, JB adesso lo prende, lo rimette in piedi, e qua signori, è pronto a passare alla chiusura, perché segue la sua finisher, però JB non si accontenta, allora prende Nathan, lo rimette in piedi, e qua ragazzi, sì, ancora la finisher, dai! JB va a chiudere la pratica, signori! Uno, due... No! Nathan Robinson si rialza, non ci credo! Nathan resiste a ben due finisher di JB04, che adesso lo rimette in piedi, poi dopo cosa fa? Lo prende, lo manda all'angolo, no! Nathan lo colpisce, adesso lì lo mette all'angolo, poi dopo la ferra, no, 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 no! Oh mio Dio, JB dice lì martoriato, Nathan! Oh mio Dio, lo spiaccica! Porca miseria, poi adesso lo prende, lo rimette in piedi, oddio, c'è il suo braccio teso devastante! Nathan Robinson però, signori, non si ferma di certo qua, tende al varco JB! E qua, amici, mette a segno la sua Olympic Slam! Sì, Olympic Slam! Olympic Slam, adesso Nathan lo prende, lo rimette in piedi, no, 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 ancora lì sulla fronte! No, ancora lì sulla fronte, no, è finita, è finita. Uno, due, no, JB04 si rialza, clamoroso, clamoroso, clamoroso ragazzi, clamoroso. La Nathan, guardatelo, si carica, ma qua JB dice no, ciccio, che cacchio vuoi fare? Vieni qua! Che ti vengo a prendere! E infatti sì! Sì, Running Bulldog! Dai ragazzi! Dai JB04! È scatenatissimo! Ma anche Nathan è scatenato e si rialza! JB lo colpisce! No ragazzi, Nathan! Braccio teso! Ancora braccio teso! Rincorsa le corde! Drop kick! Spettacolare! Oh mio Dio ragazzi! Questo match sta arrivando a livelli astronomici! Nathan rimetti in piedi JB! Gomitata sulla testa! Poi dopo attenzione lo prende! Lo scalaventa di peso all'angolo, adesso sì, Nathan continua a infierire, no ragazzi, JB lo mette all'angolo, e adesso sì, sì, il pubblico sta esortando JB a continuare a pestare Nathan Robinson, dai, JB gli vuole far pagare per tutto quanto, infatti lo prende, prova Irish Sweep, no, ancora Nathan, oh mio Dio, prende JB e lo scalaventa, mamma mia signori, adesso Nathan non si ferma di certo qua, prende JB, lo lancia nella zona dell'Epron, oh mio Dio, gli tira un pugno in faccia, devastante. Poi adesso lo segue all'esterno del quadrato. Ancora Robinson, rimette in piedi JB, oh mio Dio, continua a colpirlo. JB è lì tramortito, Nathan continua a infierire. Oh mio Dio, sì, ancora Nathan. Guardate le botte devastanti, JB è in difficoltà, Nathan lo prende. Oh mio Dio, lo scalaventa sulla barricata, poi dopo lo prende. Oddio, lo lancia sull'altra barricata, poi dopo JB... Non ci sta e colpisce Nathan che però adesso lo scansa via, poi dopo lo prende. No! Oh mio Dio, Sidewalk Slam. Sidewalk Slam. Intanto l'arbitro è arrivato al conto di 7. Nathan Robinson allora si affretta, torna sul quadrato. Poi dopo, signori, ne riesce. Intanto JB04 è lì che sta strisciando. Nathan allora continua ad infierire, ma no ragazzi. JB04 reagisce, ma qua signori, ancora Nathan, no amici, ancora JB04, no ragazzi, ancora Nathan Robinson che adesso prende JB, oh mio Dio, body slam devastante, adesso Nathan Robinson cosa fa? No, no ragazzi,
Cosa fa? No, non ci credo. Prende una sedia, JB si sta rialzando. Nathan, no! Si fa squalificare, lo colpisce lì sulla testa, dove è ferito con i cerotti. No, Nathan Robinson non si ferma più, continua a colpire JB04. Oh mio Dio, che cattiveria, che violenza. Porca miseria, JB04 vince per squalifica. Intanto dobbiamo collegarci con il backstage, perché a quanto pare Alessio sta ancora combinando guai. Andiamo a vedere. No ragazzi, non è possibile, siamo ancora nel backstage e c'è Alessio che sta continuando con le sue rappresaglie contro il volto del ring. Prima ha messo KO l'agente 1 e adesso sta infierendo pesantemente sull'agente 2. No, non ci credo, basta! Oh mio Dio, schiacciata uragano! E anche l'agente 2 è KO. Allora, a te e all'agente 1 vi è piaciuto il pestaggio che vi ho rifilato, eh? Adesso fate una cosa, muovete le vostre chiappe e andate subito nell'ufficio del volto del ring per dirgli che io non sono affatto soddisfatto della risposta che lui mi ha dato nello scorso episodio in merito alla sfida che gli ho lanciato per Voltomania. E in più diteli che io voglio assolutamente che lui cambi idea e che accetti la mia proposta entro e non oltre questa serata, perché altrimenti pestaggi e rappresaglie come queste saranno all'ordine del giorno. Non mi fermerò fino a quando il vostro presidente non deciderà di accettare la mia sfida. Muovetevi, andate subito a riferirglielo. Oh mio Dio, nel mentre qua siamo nella sala delle merendine e del caffè e c'è Beppe che sta colpendo ripetutamente Alexander Tully. Oh mio Dio, adesso lo colpisce con l'estintore sulla testa e adesso lo utilizza contro di lui. No, no, non ci credo. Beppe continua ad infierire su Tully. No, non ci credo, non ci credo. Oh mio Dio, l'atleta sardo. Adesso rimette in piedi Tully, poi dopo lo prende. No, 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 se lo carica sulle spalle. Cosa fa? No! Oh mio Dio, manovra spezza schiena. Porca miseria. Oh mio Dio. Beppe non sembra volersi accontentare. Rimette in piedi Alexander Tully. E allora cosa fa? Lo prende? No! E lo mette KO con la sua finisher. Non ci credo, ragazzi. Salve a tutti quanti. Trevor, sono veramente schifato per quello che mi hai fatto a Last Pursuit e sono ancora più schifato per quello che mi hai detto nello scorso episodio. Io pensavo che tu fossi un uomo dai sani principi, ma in realtà ti sei rivelato solamente un arrogante e un egoista. Per colpa tua, Lars Payne ci ha cacciati dalla confraternita perché lui giustamente vuole concentrarsi sui suoi obiettivi, ovvero sulla conquista del titolo contro Dana, e non ne vuole sapere di queste diatribe. Lo posso comprendere perfettamente. Però Trevor, non posso comprendere per nessuna ragione ciò che tu hai fatto, e non è neanche una cosa perdonabile. Mi hai capito? Tu mi hai attaccato brutalmente, mi hai schiantato contro il parabrezza della limousine e nello scorso episodio hai detto una serie di cattiverie veramente vergognose e ripugnanti. Tu potevi perfettamente dire basta, non ne voglio più sapere di stare nella confraternita, voglio farmi la mia carriera, voglio pensare ai fatti miei. Nessuno ti avrebbe biasimato. Invece tu cosa hai fatto, eh? Tu hai pugnalato coloro che ti stavano vicino, per cosa? Per puro egoismo, perché tu ti sei nascosto dietro la storia che io ero l'anello debole, che io ero un pappamolla, che io non ero buono a combattere, giusto? E che per colpa mia non siamo riusciti a vincere i titoli di coppia, vero? Ipocrita che non sei altro, dillo che tu volevi mollare la confraternita per farti la tua carriera da solo, come un lupo solitario. Tu vuoi proseguire per la tua strada e non vuoi avere più nessuno intorno, non vuoi avere più un capo e non vuoi più avere alleati. Però hai agito nel modo sbagliato. Perciò sappi che la mia risposta per la tua proposta che mi hai lanciato nello scorso episodio per affrontarci a Voltomania, sappi che la mia risposta è sì. Non vedo l'ora di affrontarti a Voltomania e di prenderti a ceffoni, perché è quello che ti meriti. Ti farò ricacciare ogni singola parola che hai detto contro di me, te la farò pagare per tutto quanto, e sappi che tu, dopo il nostro incontro, non avrai più nulla da fare. Hai capito? Perché io
Stroncherò sul nascere il tuo percorso da lupo solitario. E adesso, amici, è tempo di passare al prossimo incontro, dove avremo in azione Sara Sepp contro la campionessa femminile da Ringo Volto, Marika. E vi ricordo che Marika dovrà difendere il suo titolo fra 2 episodi a Volto Mania dall'assalto della ex prima storica campionessa femminile da Ringo Volto, ovvero Ashley. Eccoci qua, nuovo in diretta, amici. Il seguente incontro è un 1 contro 1 e la prima atleta a fare il suo ingresso è Sara Sepp. E la sua avversaria è la campionessa femminile della Ringo Volto. Lei è Marika. Dunque ci siamo, è tutto pronto per partire. Sara Sepp contro Marika. Ci siamo, l'arbitro inizia il match. Attenzione, Marika parte subito all'attacco, ma qua ragazzi Sara Sepp si oppone, la colpisce, prova di scippa all'angolo. No ragazzi, Marika evita tutto e la travolge con questo braccio teso devastante. Poi dopo la prende per un braccio, la trascina. E poi dopo, mio Dio, leg drop in rotazione. Porca miseria, adesso Marika mette a segno un drop kick sulla schiena di Sara Sepp. Adesso la campionessa vuole provare subito lo schienamento. Vediamo, niente da fare, conto di zero. Sara si rialza subito. Allora Marika non perde tempo, la prende, la rimette in piedi. Adesso esegue un Irish Whip mandando Sara Sepp all'angolo in corsa di Marika. No! Che urta violentemente con le ginocchia. E adesso Sara ribalta tutto. Sì, vertical suplex da parte dell'ex campionessa femminile della Ring of Volto, che adesso prende Marika, non si ferma, la rimette in piedi. Oh mio Dio, inseguri kick. E adesso è Sara Sepp che prende Marika e prova lo schienamento. Niente da fare, anche qua abbiamo un conto di zero. Marika si rialza. Allora Sara la colpisce sulla schiena, ma qua ragazzi Marika sembra carica e reagisce. No, reagisce Sara. No ragazzi, ancora Marika. Mamma mia, che chop, che forearm. Ancora la campionessa. Oh mio Dio, body slam. Porca miseria, che foca agonistica. Marika non si ferma, rimette in piedi Sara Sepp, poi dopo la viglia, attenzione cosa fa? No, 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 ragazzi! La manovra speciale di Marika, che vuole provare a chiudere. Uno, due, no! Sara Sepp con un colpo di reni si rialza. Incredibile, ragazzi, clamoroso. Adesso Marika mette a segno un leg drop in rotazione. La campionessa non si ferma in certo quale. Adesso prende Sara. Oh mio Dio, una crucifix! Devastante, ancora Marika, di nuovo leg drop in rotazione. La campionessa non si ferma qua, colpisce in faccia Sara Sepp, poi dopo la prende, la rimette in piedi. No ragazzi, qui Marika è già pronta a chiudere. Sì, c'è il suo pile driver. E qua ragazzi, il momento dei saluti per Sara Sepp è finita. 1, 2. No, Sara Sepp si rialza, incredibile, l'ex campionessa riesce in qualche modo ad uscire fuori dallo schienamento. Allora Marika non cincischia, non perde tempo. Allora prende Sara, la scaraventa di peso all'angolo. Poi dopo, attenzione cosa fa, la prende. No, 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 ragazzi. Oh mio Dio, la solleva caricandola lì sul paletto.
Ancora Marika, raggiungerla in cima. Sarà Sepp, poi dopo la afferrano. Che vuole fare? No! No! Oh mio Dio, ragazzi! Che sollevamento devastante! Porca miseria! Marika, allora guardate, prende Sara per la faccia, la strofina sul pavimento. E poi dopo la colpisce. Ancora Marika, non si ferma, prende Sara, la rimette in piedi. No, ragazzi, Sara contrattacca e colpisce Marika. E adesso, oh mio Dio, mette a segno la sua manovra speciale, porca miseria. Sara però non si ferma, standing moonsault. Mamma mia, signori, adesso Sara può agire. Sì, prende Marika, attenzione, la solleva, oh mio Dio. E la schianta al tappeto. Ancora Sara, non si ferma, ancora standing moonsault. E qua, ragazzi, sì, che l'ex campionessa può approfittarne. Dai, dai, prende Marika, se la carica sulle spalle. E qua, ragazzi, sì, c'è la sua finisher. 1, 2, 3. No, 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 no. Marika si rialza. Allora Sara si gasa, non si ferma, non cincischia, la prende, la colpisce. Poi dopo ancora la colpisce. Sara Sepp, signori, è scatenatissima. Guardate cosa fa. Oh mio Dio, jumping knee. Oh mio Dio. Mamma mia, signori. Porca miseria, adesso Sara rimette in piedi Marika, che presso, ragazzi, Marika passa la riscossa, prende Sara, snap suplex. Oh mio Dio, che match, il pubblico è stupefatto da questo match fenomenale. Adesso Sara reagisce, blocca Marika, la prende, la spinge via, la colpisce. No, ragazzi, Marika passa il contrattacco. No, ragazzi, Sara ancora una volta la colpisce e poi dopo la affonda con questo standing moonsault. E quindi, ragazzi, si prosegue. Dai, Sara continua a colpire Marika. Sì, ancora e ancora. Non si ferma più Sara Sepp. No, no, Marika contrattacca. Colpisce Sara. No, non ci credo. Ancora pile driver. Ancora pile driver. Ancora pile driver. E qua, ragazzi, Marika pone fine al match. 1, 2 e 3. Marika sconfigge Sara Sepp al primo di un match davvero spettacolare. Ed ecco qua che Marika può esultare. Che vittoria! Attenzione, però arriva Ashley! Attenzione, ragazzi, perché Ashley sembra non essere intenzionata ad attaccare Marika. Anzi, la osserva con profondo rispetto. E Marika fa la stessa cosa. Mamma mia, che momento, ragazzi! Marika, per te nutro una grandissima stima. Tu sei stata l'unica atleta nella storia di questa federazione a vincere il titolo femminile per ben 2 volte. Io e te ci affronteremo a Voltomania. Sarà una sfida eccezionale, perché tu appunto sei una 2 volte campionessa, mentre io ho avuto l'onore di essere stata la prima campionessa femminile nella storia della Ring of Volto. E sappi che dopo tanta assenza sono tornata con un solo obiettivo: batterti nello show più importante dell'anno e strapparti la cintura per tornare ad essere la campionessa femminile della Ring of Volto. Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui noi due ci affronteremo, perché regaleremo a questo pubblico un match davvero pazzesco, fenomenale. Non vedo l'ora che vinca la migliore. Ehi, Texas! Ho visto nello scorso episodio il pestaggio che ti ha rifilato Joey Knox. Ho visto poi gli insulti che ha rifilato sia a te che a me. Questa cosa non mi è piaciuta per niente. E io adesso gliela voglio far pagare malamente. Perciò devi dirmi se la tua proposta di lottare a Voltomania contro il Public Enemy per i titoli di coppia è ancora valida. Perché sappi che io ho cambiato idea e stavolta voglio combattere al tuo fianco. Voglio rompergli il buco del... ci siamo capiti, eh? Io li voglio rompere le ossa, tutti e due, sia Joey Knox, sia Johnny Knox. Buonasera, Joe. In fondo me l'immaginavo che tu avresti cambiato idea.
E lo hai fatto molto prima di quanto io mi potessi mai immaginare. Comunque, tralasciando le risate, siamo seri. È ovvio che la mia proposta è ancora valida. Neanche io ho intenzione di lasciargliela passare liscia a quei due maledetti disgraziati del Public Enemy. Non la passeranno per niente liscia. Perciò va benissimo. Io e te combatteremo a Voltomania contro Joey Knox e Johnny Knox. Li prenderemo a calci nel sedere e ci prenderemo i titoli di coppia della Ring of Volto. Vedrai, saremo un team davvero pazzesco. E adesso amici è tempo di passare al prossimo incontro dove avremo in azione da una parte Adrian Platinum, mentre dall'altra avremo Trevor Fischer che vi ricordo dovrà affrontare a Voltomania il suo ex alleato della confraternita Sam Day. Eccoci qua di nuovo in diretta amici, il seguente incontro è un uno contro uno e il primo atleta a fare il suo ingresso è Adrian Platinum. Suo avversario è Trevor Fischer. Dunque siamo pronti, si può partire. Adrian Platinum contro Trevor Fischer. Ci siamo, l'arbitro inizia il match. Attenzione, Trevor Fischer parte subito aggressivo. Ma qua ragazzi, contrattacca Platinum. No, contrattacca Trevor. No, contrattacca Platinum che adesso, mio Dio, colpisce all'angolo. Trevor Fischer adesso infierisce, guardatelo. Gli calpesta il petto. Oh mio Dio, mamma mia, che impeto. Adesso Platinum prova lo schienamento, ma ottiene solo un conto di zero perché Trevor Fischer si rialza subito. Allora Platinum non perde tempo. Calcola le distanze. Oh mio Dio, doppio calcio sulla testa di Trevor. Ancora Adrian lo prende, lo rimette in piedi, prova di sweep. No, riversata da Trevor. No, Platinum gli sbatte addosso e se lo prende. Oh mio Dio, snap suplex. Porca miseria. Ancora Adrian non si ferma di certo qua. Allora prende Trevor. Attenzione. Prova una Fujiwara bar. Attenzione. Trevor Fischer appare in difficoltà. Attenzione, Platinum continua. Ma qua ragazzi, Trevor in qualche modo soscola di dosso. Ma qua ragazzi, ancora Platinum che lo colpisce. Poi adesso lo prende. Lo scaraventa di peso all'angolo. Ancora Adrian colpisce Trevor. Poi dopo, lo carica lì sul paletto. Attenzione, cosa vuole fare? No, 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 ragazzi, lo raggiunge là in cima. No, lo afferra. Oh mio Dio, porca miseria, che suplex devastante. E qua Platinum prova a chiudere. Uno, due. No, Trevor Fischer si rialza. Platinum va a litigare con l'arbitro. Porca miseria. Adrian però non si dà per vinto. Continua a colpire Trevor che però ragazzi contrattacca. No, amici. Ancora Platinum che continua a mazzurare Trevor Fischer senza sosta. Ma qua ragazzi c'è il contrattacco di Trevor Fischer che adesso prende Adrian, se lo carica sulle spalle, attenzione! Oh mio Dio, flapjack! Devastante, Fischer non si ferma. Colpisce Adrian addirittura adesso, lo vuole strangolare. Oh mio Dio, ragazzi!
Porca miseria, adesso Trevor prende Adrian che però passa al contrattacco e inizia a colpirlo ripetutamente, poi dopo lo prende, attenzione cosa fa, lo scalaventa di peso verso l'angolo, ancora Adrian, attenzione cosa fa, sistema Trevor, lo colpisce con una chop, e poi mio Dio la sua manovra speciale si schianta con le ginocchia su Trevor e qua vuole chiudere, uno... No! Trevor Fisher si rialza. Porca miseria, ragazzi! Colpo di reni Trevor Fisher che adesso, guardate, ribalta tutto. Mette all'angolo Platinum che presto dice di no. No! Trevor ricontrattacca. Enzegui kick strepitoso. Adesso Fisher prende Platinum. Attenzione! Oh mio Dio, lo manda al tappeto con questo body slam sensazionale. Ancora l'ex componente della confraternita. Prende Adrian, attenzione. Lo rimette in piedi e qua ragazzi è pronto per la sua Brain Buster ragazzi. E qua Trevor prova a chiudere. Uno, due, no! Platinum si rialza. Mamma mia ragazzi, clamoroso, clamoroso. Allora Trevor non perde tempo, lo rimette in piedi, ma qua ragazzi Platinum passa al contrattacco, sì! Ed è pronto a mettere a segno la sua Hammerlock DDT! E qua ragazzi è la fine per Trevor, uno, due... No! Trevor Fisher si rialza, Trevor Fisher si rialza, clamoroso ragazzi, clamoroso! Platinum allora non perde tempo, si mette in piedi Trevor, lo colpisce, no ragazzi, Fisher passa al contrattacco, ancora Trevor, no, ancora Platinum, no ragazzi, ancora Fisher che adesso prende Adrian, lo manda all'angolo, rincorsa di Trevor, oh mio Dio che braccio teso, ancora Fisher, guardatelo cosa fa, colpisce Platinum con uno stomp, poi dopo ancora, attenzione, Fisher, ancora un altro stomp, porca miseria, che dolore! Che dolore! Adesso rimette in piedi Adrian. Ancora Trevor. E qua ragazzi ancora è pronto per la sua Brain Buster. Brain Buster ragazzi. Brain Buster. Non c'è più niente da fare per Adrian. È la fine. Uno. Due. No! Platinum ancora una volta si rialza. Porca miseria. Allora Fisher guardatelo. Non si dà per vinto, lo prende, lo rimette in piedi e qua ragazzi ancora continua a menarlo. Platinum, no! No! Ancora Fisher! Sì! Ancora Fisher! Incredibile! Prende Platinum, lo rimette in piedi. Adesso lo prende, lo scalaventa ripresa all'angolo. Fisher si avventa su di lui, ancora Trevor! Sì! Sì ragazzi, Trevor Fisher non si ferma più, prende Adrian, lo rimette in piedi e qua ragazzi ancora continua a colpirlo senza sosta, Platinum adesso in difficoltà, sì Trevor ne può approfittare, lo prende, oh mio Dio gli tira una pizza clamorosa, Adrian intanto cosa fa? Si rifugia nella zona dell'Epron, allora Trevor guardate cosa fa, lo attende lì al varco, oh mio Dio lo colpisce, no ragazzi, Platinum dall'Epron con coraggio contrattacca, sì, colpisce Trevor, no ragazzi, Fisher colpisce Adrian, poi dopo lo prende, oh mio Dio la sua finisher, dal nulla la finisher di Trevor, 1, 2, 3, Trevor Fisher sconfigge Adrian Platinum, incredibile, che match! Ed eccolo qua Trevor Fisher che può esultare, grandissima vittoria per lui, incredibile, attenzione, no, no, same day, lo coglie di sorpresa, non ci credo, electric chair, sì, same day, raccoglie la terra Trevor, attenzione, no, Fisher l'attacca, non ci credo, no, lo prende, cosa fa Trevor, no, Brainbuster, non ci credo, l'attimo di gloria di Sam Day è durato appena pochissimi secondi, e qua gli rifila la finisher Trevor Fisher, non ci credo, Sam Day è KO, incredibile ragazzi, incredibile, Trevor Fisher batte Adrian Platinum e poi respinge l'assalto di Sam Day, e adesso amici ci colleghiamo qui backstage perché c'è il leader dei Predators, ovvero Mac, che dovrà rispondere alla sfida che gli ha lanciato Alex Taylor nello scorso episodio per un six man tag team match a Volto Mania, da una parte The Seas of Fight, dall'altra i Predators. Buonasera a tutti quanti, Alex, io, Scorpion e Jason White abbiamo avuto modo di riflettere attentamente sulla proposta che tu assieme a Jim e Jacob ci avete lanciato nello scorso episodio. E sappi che la nostra risposta è sì. Accettiamo di sfidarvi in un six-man tag team match
avvolto Menia. E in più ho una cosa da dirti, perché prima abbiamo incrociato nel corridoio il presidente. E sai cosa ci ha detto? Che qualora avessimo deciso di accettare la tua proposta, il match sarebbe stato un six man tag team no disqualification match. Perché il presidente vuole che questo match ponga fine una volta per tutte a questa guerra fra stable. Solo una prevarrà. E dunque ci vuole un finale chiaro. E quale modo migliore se non disputando un incontro senza squalifiche, dove non c'è alcun tipo di restrizione e dove si può usare qualsiasi tipo di oggetto contundente. Perciò, Alex, Jim, Jacob, preparatevi, perché a Voltomania vi romperemo le ossa. Noi non vediamo l'ora di dimostrarvi che i Predators sono la stable più forte e più dominante di tutta la Ring of Volto. Oh mio Dio, ma qua siamo nei parcheggi e c'è Johnny Knox che sta saltando Big Joe. No, no ragazzi, mio Dio, una passata di sediate clamorosa. Adesso Johnny, no! Colpisce Joe con questo calcio violentissimo sulla testa. Ancora il componente del Public Enemy non si ferma, prende Joe, cosa fa? No, 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 oh mio Dio! Lo colpisce duramente sulla nuca, poi dopo cosa fa? Lo attende al varco. No, cosa gli vuole fare? No, no, no. Ancora di nuovo, ancora lo ricolpisce sulla nuca e lo mette KO. Caro Big Joe, hai fatto malissimo a decidere di allearti con Texas Andrew per andare contro me e Joey a Voltomania per i titoli di coppia. Hai fatto la peggior scelta della tua vita. Evidentemente non hai dato retta a ciò che mio fratello Joey ha detto a Texas Andrew nello scorso episodio dopo che lo ha messo brutalmente KO. Non c'è nessun team in questo roster in grado di impensierire me e Joey. Nessuno è in grado di strapparci queste cinture. E tu e Texas Andrew dovete stare alla larga da noi. Lo ha detto chiaramente Joey. Ma voi avete ignorato completamente le sue parole. Voi adesso vi siete cacciati nei guai fino al collo. Avete deciso di allearvi, di sfidarci e va bene. Noi ci affronteremo a Voltomania per i titoli di coppia, ma sappiate che tu e Texas siete solo due energumeni senza cervello. Hai capito? Voi siete tutto muscoli e niente cervello. Voi nella zucca non avete niente. Voi non avete neanche la minima possibilità di battere me e Joey. Noi siamo troppo forti per voi. Noi non siamo alla vostra portata. Mi hai capito? Tu e Texas, preparatevi a dovere, perché a Voltomania ci occuperemo di sbarazzarci di voi una volta per tutte. Vi frantumeremo a suon di pugni e finalmente vi deciderete a proseguire altrove le vostre carriere. Nessuno deve venire da noi a romperci le scatole. Noi siamo il team più dominante in tutta la storia della Ring of Volto e intendiamo rimanerlo per molto, moltissimo tempo. Ciao Alexander, perdonami per il disturbo, ti volevo dire che Voltomania è sempre più vicina e sia io che te non abbiamo un posto nella card e penso che entrambi vogliamo avere un bel Voltomania moment. E dunque veniamo alla questione per cui sono venuto qua. Ho visto che tu hai una questione ancora in sospeso con Pino e Beppe, ovvero con Suscudu. Ho visto che negli ultimi episodi tu ti sei destreggiato nel migliore dei modi e sei riuscito a sconfiggere sia Pino che Beppe. E ho avuto modo di notare che sia Pino che Beppe, in entrambe le contese, hanno provato comunque a ostacolarti, cercando di distrarre l'arbitro, di usare comunque un pochino di imbrogli. Ho notato questa cosa. E poi arriviamo ad oggi, quando Beppe ti ha messo KO nella sala delle merendine del caffè, e questa cosa mi ha fatto pensare che fra di voi non ne ha fatto finita.
Evidentemente loro se la sono legata al dito per il fatto che tu li hai sconfitti entrambi e dunque sembra che comunque non vogliano fartela passare liscia. E allora ho pensato, che ne dici se magari ti do una mano per combattere per una sola notte in coppia, io e te, contro Suscudu a Voltomania, li battiamo, così io avrò il mio Voltomania Moment, tu ti sarai liberato di loro e avrai anche tu il tuo Voltomania Moment, dopodiché ognuno per la sua strada, come è sempre stato. Cosa ne pensi? Ci stai? Caspita, John, non me la sarei mai aspettata questa proposta da parte tua. Devo dire che è davvero allettante, quindi sì, accetto. La mia risposta è sì, assolutamente. Avevo assolutamente bisogno di trovarmi un alleato per poter fronteggiare e sconfiggere una volta per tutte Pino e Beppe per levarmi di torno. E quindi devo dire che questo tuo arrivo è stato veramente un bel colpo di fortuna. Quindi grazie ancora, John. A Voltomania noi due faremo squadra per affrontare Pino e Beppe, dopodiché, proprio come hai detto tu, ognuno di noi proseguirà tranquillamente per la propria strada e noi due ci prenderemo un bellissimo Voltomania Moment. E adesso amici è tempo di passare al prossimo incontro dove avremo in azione Carlos Garcia contro Alessio. Eccoci qua andiamo in diretta amici, il seguente incontro è un 1 contro 1 e il primo atleta a fare il suo ingresso è Carlos Garcia. Suo avversario è Alessio. Può partire Carlos Garcia contro Alessio. Ci siamo, l'arbitro inizia il match, attenzione Alessio, parte subito ultra aggressivo su Carlos Garcia che però adesso ragazzi non ci sta e passa al contrattacco, che gomitata, poi adesso Alessio lo prende, attenzione lo blocca, lo spinge via, ma qua ragazzi ancora Garcia continua a reagire, porca miseria, poi dopo prende Alessio, oh mio Dio DDT, e lo manda al tappeto, ancora l'ex componente del Lucha Express, rimette in piedi l'ex Mr. Cash, poi dopo lo prende, lo scaraventa all'angolo in corsa di Carlos, e c'è un forearm devastante, adesso Carlos con un guizzo sale sul paletto, attenzione, è pronto a lanciarsi, si gira di spalle, sì, moonsault, bellissimo, uno. No, Alessio si rialza al conto di uno, incredibile ragazzi, che match. Adesso Carlos rimette in piedi Alessio e continua a colpirlo senza sosta, ma qua ragazzi Alessio contrattacca. No, è riuscito riversata da Carlos che adesso però no, subisce il ricontrattacco da parte di Alessio che adesso no, no, inizia a rifilargli questi calcioni devastanti all'altezza del petto. Ancora Alessio. E mette in piedi Carlos, poi dopo attenzione lo prende, lo scaraventa di peso verso l'angolo in corsa. Oh mio Dio, braccio teso, pazzesco. Ancora Alessio, non si ferma, prende Carlos, adesso lo agguanta, attenzione, vertical suplex. Oh mio Dio, ancora Alessio, guardatelo, prova lo schienamento, vediamo uno. No signori, colpo di reni da parte di Carlos Garcia. Che match, ultra frizzante.
E qua adesso Alessio continua intanto ad infierire su Carlos che però con cattura lo evita. E poi no, non ci credo. Lo trafigge con la sua manovra speciale, incredibile. Carlos può provare a vincere. Dai, schienamento. Uno, due. No! Alessio si rialza. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Carlos Garcia però non si dà per vinto. E mette in piedi Alessio, non si arrende. E poi dopo, no! Mamma mia, che manovra sensazionale da parte di Garcia. Spettacolare. Poi dopo prende Alessio. Lo colpisce duramente ad una gamba. Poi dopo, guardate cosa fa Garcia. Rincorsa le corde. Oh mio Dio, headbutt. Headbutt, testata veramente dolorosissima. Ancora headbutt. Oh mio Dio, Carlos Garcia adesso potrebbe provare ad approfittarne. Incredibile, sei sul paletto. E qua, signori, c'è la sua finisher. Sì, vuole chiudere Carlos. Uno, due. No, Alessio si rialza, ragazzi. Alessio si rialza. Incredibile, tutto da rifare per Carlos Garcia, che adesso no, subisce la reazione di Alessio, che adesso lo prende. Lo scaraventa nella zona dell'apron. Poi dopo, no! Carlos Garcia contrattacca! Il springboard! Mamma mia, signori, che manovra! Ancora Carlos! Non si ferma, ancora headbutt! Mamma mia, signori, questo match è davvero incredibile! Ancora Garcia, non si ferma! No, signori! Alessio si scrolla di dosso. Poi dopo, guardate, inizia a colpirlo ripetutamente con questi calcioni. Oh mio Dio, ancora l'ex Mr. Cash! European Uppercut che stordisce incredibilmente Carlos. Poi dopo ancora continua a malmenarlo. Mamma mia, ragazzi. Adesso Alessio prova lo schienamento. No, Carlos Garcia non ne vuole sapere di rimanere al tappeto. Mamma mia. Adesso Garcia, guardatelo, prova subito a reagire colpendo Alessio, che però, signori, contrattacca. E qua, ragazzi, no, ricontrattacca ancora Carlos Garcia. Incredibile con questo spinning kick. Poi dopo si mette in piedi Alessio. Attenzione cosa fa. Lo scaraventa sulle corde. Poi dopo Alessio gli sbatte addosso. E adesso riprende in mano la situazione. Sì, ancora Alessio continua a colpire duramente Carlos, che però no, adesso lo colpisce. Lo agguanta per una mano. Poi dopo cosa fa? Si dirige verso le corde. Mamma mia, signori, manovra funambolica, spettacolare da parte di Carlos, che ancora, signori, un altro headbutt che colpisce duramente Alessio. Ancora Carlos, guardate, trafigge ancora Alessio. No, ancora. Oh mio Dio, la sua manovra speciale. Porca miseria. Il pubblico adesso, ragazzi, in visibilio. Garcia continua a infierire. Oh mio Dio, calcione sulla schiena di Alessio. Ancora Carlos, lo rimette in piedi. No, Alessio si è rotto le scatole. E qua adesso mette a segno la Future Shock DDT. È finita. Uno, due. No, Carlos Garcia si rialza. Incredibile, ragazzi. Carlos Garcia si rialza. Allora Alessio continua ad infierire con questa serie di stomp durissimi e violentissimi. Rimette in piedi l'ex componente del Lucha Express e qua continua a colpirlo. Ma qua, ragazzi, Carlos Garcia non si dà per vinto e continua a colpire Alessio, che però adesso, ragazzi, passa ancora al contrattacco. No, amici, ancora Garcia. Oh mio Dio, continua a colpire Alessio senza sosta. Spinning kick. Oh mio Dio, il pubblico, guardatelo in visibilio, è super contento di questo match. Adesso Garcia manda Alessio nella zona dell'apron. Poi dopo lo colpisce, lo raggiunge lì. Attenzione, se lo inzaina. Oh mio Dio, back suplex lì sull'apron. Porca miseria, che impatto devastante. Adesso Carlos si mette in piedi Alessio, che però ribalta tutto. Non ci credo, lo riporta sul quadrato. Porca miseria. E adesso Alessio riprende in mano la situazione. No, Carlos Garcia non si dà per vinto. Allora continua a colpire l'ex Mr. Cash. Sì, ci crede Carlos ormai. Dai, ci crede. Guardate Alessio, in difficoltà. Ancora Carlos, rincorsa, ancora headbutt. Mamma mia, che legnate. Ancora Garcia. Dai, dai, rimetti in piedi Alessio. No, no, Alessio lo colpisce. E qua, ragazzi, ancora lo affonda con la sua Future Shock DDT. Oh mio Dio, ragazzi. E qua adesso Alessio calcola le distanze. E qua è inevitabile l'arrivo del punt kick. Punt kick. Ma Alessio evidentemente vuole sfogare la sua frustrazione per il fatto che il volto del ring non ha ancora deciso di accettare la sua sfida. E quindi allora continua a sfogare la sua rabbia, continuando a rifilare punt kick a Carlos Garcia. Oh mio Dio, uno, due e tre. Dopo tre punt kick consecutivi, Alessio annienta Carlos Garcia.
Ed eccolo qua Alessio che può esultare. Grande vittoria per lui. Intanto no, arriva il presidente! Guardate i due come si osservano. Il presidente è qui tra noi sul quadrato. È venuto per un faccia a faccia con l'ex Mr. Cash. I due si osservano, guardateli. Mamma mia. Alessio, come puoi vedere mi sono recato qui al centro del quadrato per parlarti faccia a faccia davanti a tutto il pubblico qui presente, perché non voglio che nessuno possa pensare o dire che io sto sempre rinchiuso dentro il mio ufficio e che quando mi viene lanciata una sfida io la rifiuto. Perciò Alessio, eccomi qua. Mi hai provocato, mi hai insultato in tutti i modi nel corso di questi ultimi episodi. Addirittura mi hai accusato di essere il colpevole di tutte le tue disgrazie. Alessio, ma ti rendi conto di tutte le stupidaggini che sei andato a dire? Eh? Addirittura oggi hai superato il limite. Tu ti sei permesso di pestare e di mettere KO i miei agenti di sicurezza. Che cosa volevi dimostrare? Eh? Cosa volevi dimostrare? Volevi attirare la mia attenzione? Volevi cercare di farmi cambiare idea? Eh? Vuoi che io accetti la tua sfida per Voltomania? Io contro di te? Uno contro uno? Con in palio il 50% delle quote della Ring of Volto? Eh? Volevi ottenere questo, Alessio? Eh? Mi stai perseguitando per tutti questi episodi per questo motivo? Eh? Continuerai ancora fino a quando io non ti dico di sì, vero? Eh? E allora sappi una cosa, Alessio. La mia risposta è sì. Io e te ci affronteremo a Voltomania in un uno contro uno. Non ci sarà nessuno a bordo ring, saremo solo io, te e l'arbitro. E in palio ci sarà il 50% delle quote della Ring of Volto. Allora, sei contento? Adesso hai ottenuto il tuo match. Perciò ti lancio un avvertimento, caro Alessio. Preparati, perché io sono il presidente di questa federazione. E sappi che difenderò con le unghie e con i denti la mia proprietà. Tu non riuscirai mai a battermi e a strapparmi il 50% delle quote. Tu non sei alla mia altezza. Io sono il dio del wrestling. Capisci? Tu hai zero speranze di potermi battere. Ti aspetto a Voltomania. Non vedo l'ora di prenderti a botte. Nathan, io e te abbiamo dei conti in sospeso da risolvere al più presto. A Last Pursuit, prima del match che dovevo disputare contro Mattia, tu sei stato mandato proprio da lui per aggredirmi brutalmente nello spogliatoio e mi hai pestato talmente forte che io ho dovuto portare dei cerotti vistosi sulla fronte. In più, nello scorso episodio, nel tag team match che stavamo disputando, tu mi hai sconfitto al centro del ring dopo aver infierito, sempre lì sulla fronte ferita, suon di ginocchiate. Oggi ci siamo rivisti al centro del quadrato, ma stavolta in un uno contro uno. E tu ti sei fatto squalificare dopo avermi colpito ancora sulla fronte ferita, stavolta con una sedia. Stavolta però io ti ho battuto. Per squalifica, ma ti ho battuto. Nathan, io posso capire la tua frustrazione perché tu, dopo il titolo televisivo, non hai più avuto grandissimi successi. Diciamo che la tua carriera è andata piuttosto in discesa. Capisco quindi la tua frustrazione, capisco che non avevi più obiettivi, più stimoli. Ma non per questo tu ti devi unire a gente come Mattia per fare cosa? Per utilizzare la violenza, per prenderti ciò che vuoi, per prenderti le luci della ribalta, per prenderti la gloria? Ti stai sbagliando di grosso, Nathan. Io e te abbiamo un problema e questo problema va risolto. Al momento i conti sono in pari, perché tu mi hai battuto nello scorso episodio e io ti ho battuto oggi. Però io non mi levo dalla mente ciò che hai fatto a Last Pursuit, perché è da lì che è partito tutto. Non mi interessa più niente dei motivi per cui tu stai agendo così. Non me ne può fregare più niente. Non c'è ragione che tenga. Io te la voglio far pagare malamente. Perciò ti sfido per Voltomania in un uno contro uno.
dove andremo a regolare una volta per tutte ogni conto in sospeso. Vuoi le luci della ribalta? Perfetto, te le concedo. Accetta di sfidarmi a Volto Mania e avrai un grandissimo WrestleMania moment. Avrai l'onore di farti fracassare dal re dello sfondamento delle barricate, JB04. Aspetto una tua risposta. Devi da lì, nello scorso episodio ti ho attaccato mentre tu stavi percorrendo la rampa, dopodiché tu hai osato ribellarti e hai osato stendermi con il tuo pugno da KO. Ma come hai osato? Come ti sei permesso? Ma tu lo sai chi sono io, eh? Io sono del Luchador, io sono venerato e rispettato dal mio popolo. Questa maschera che indosso è simbolo di tradizione, di storia, di gloria, e tu colpendomi col tuo pugno da KO, oltre che aver colpito me, hai colpito in primis la mia maschera. Di conseguenza, tu colpendo la mia maschera, hai mancato di rispetto non solo a me, ma anche tutto il mio popolo e tutto ciò che questa maschera rappresenta. Perciò, David, io questa me la sono segnata, non posso fartela passare liscia. Tu adesso ne pagherai le conseguenze. Perciò, David, io ti sfido per Volto Mania, uno contro uno. Aspetto una tua risposta al più presto. E adesso, amici, è tempo di passare al prossimo incontro dove avremo in azione Rice Muta contro il campione hardcore della Ring of Volto, ovvero Zoom, che vi ricordo dovrà affrontare a Volto Mania Aki Bungiro. Eccoci qua di nuovo in diretta, amici. Il seguente incontro è un uno contro uno e il primo atleta a fare il suo ingresso è Rice Muta. Il suo avversario è il campione hardcore della Ring of Volto, lui è Zoom. E dunque ci siamo, si può partire. Rice Muta contro Zoom. E dunque ci siamo, l'arbitro fa iniziare il match. E qua, signori, si parte subito alla grande con questi botte e risposta incredibili tra Rice Muta
E zoom, adesso Rice prova un vertical suplex, no, il campione hardcore riesce a ribaltare tutto e adesso è lui che lo prende e lo manda al tappeto proprio con un vertical suplex. Adesso zoom, può provare lo schienamento, uno, due, mamma mia, Rice muta, si rialza. Allora zoom non perde tempo, gli tira un calcione dritto sulla schiena, poi dopo lo rialza, lo prende, lo scaraventa all'angolo, rincorsa di zoom e c'è un braccio teso poderoso. Ancora il campione hardcore, mamma mia che stomp su Rice, calcione, zoom è inferocito, è carichissimo, ma qua signori Rice muta, non ci sta più a subire, infatti contrattacca, no, e su zoom, no, ancora Rice muta. Oh mio Dio, che botte devastanti, zoom adesso in difficoltà, ma poi blocca Rice muta e lo stende con questo braccio teso. E adesso prova lo schienamento. No, signori, muta adesso, si alza addirittura al conto di zero. Incredibile, ancora zoom. Lo colpisce sulla schiena, ma qua ragazzi, muta. Oh mio Dio, lo stende con questa escalation di colpi. Uno, due. No, zoom si rialza. Porca miseria, Rice muta è arrivato vicinissimo alla vittoria. Incredibile. Adesso prende zoom, lo rimette in piedi, ma qua ragazzi il campione hardcore passa al contrattacco, colpisce totalmente Rice, poi dopo lo prende e lo manda sulle corde. Mamma mia signori, che spinebuster favolosa. E adesso zoom ancora insiste, uno, no, Rice muta, si rialza, incredibile. Mamma mia che match, ultra combattuto. E adesso signori, Rice mette all'angolo zoom e qua adesso col piedone, guardatelo, mamma mia. Continua ad infierire, incredibile violenza da parte di Muta, che adesso cosa fa? Attenzione, no, 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 ancora con la scarpa pressa sotto il mento di Zoom e poi gli tira uno stomp. Mamma mia, che violenza. Adesso Rice, attenzione, lo prende, lo rimette in piedi, ma qua ragazzi c'è il contrattacco da parte di Zoom, che adesso gli tira un pugno violentissimo. Eh sì ragazzi, adesso il campione hardcore può provare ad agire, inizia a colpire ripetutamente Rice Muta, poi dopo adesso cosa fa? Lo prende, lo rimette in piedi, adesso lo sistema, sì, con questo body slam. Ancora zoom, rimette in piedi Rice. Attenzione, non ci credo, calf crusher, calf crusher, calf crusher. Rice potrebbe cedere, sì, no, no, Rice muta, si libera dalla calf crusher. E adesso può ribaltare tutto, mio Dio che scarpata. Ai danni di zoom, ancora Rice, oh mio Dio, ti ha un calcione violentissimo sulla schiena. Ancora Rice, non si ferma ragazzi, non si ferma. Adesso prende zoom, ancora con questa escalation di colpi. Oh mio Dio, Rice ancora non si ferma, prende zoom, lo rimette in piedi. No, non ci credo. Oh mio Dio, c'è la sua finisher. C'è la sua finisher. E qua ragazzi, è la fine per zoom. Uno, due. No, no ragazzi, il campione hardcore si rialza, incredibile. Rice muta deve ripartire da capo con i suoi attacchi. Allora prende zoom, lo rimette in piedi. Sì, c'è un body slam. E quindi muta adesso, continua a infierire. Oh mio Dio, che ginocchiata poderosa. Mamma mia, zoom è davvero in difficoltà. Il pubblico è in apprensione, rimane lì col fiato sospeso. Intanto Rice ancora si destreggia. Mamma mia, adesso gli vuole troncare un braccio. Oh mio Dio, che violenza inaudita. Ancora atleta nipponico. Non ci sta. Vuole continuare. Rimette in piedi zoom. Guardate zoom in difficoltà. Attenzione. Però il campione hardcore ribalta tutto e manda Rice sull'apron. Ma qua ragazzi, muta. Contrattacca. E colpisce zoom. Poi dopo lo prende. Attenzione. Prova un body slam. No. No. Riversato da zoom, che adesso lo prende. Lo rimette in piedi. E qua ragazzi, zoom. Zoom mette a segno la sua finisher. E qua ragazzi, è la fine. Uno, due e tre. Zoom sconfigge Rice Muta, temi di un match davvero ultra frizzante. Ed eccolo qua Zoom che può esultare. Grandissima vittoria per lui. Attenzione, però arriva Kibungiro. Attenzione, i due si osservano attentamente e sembra che Kibungiro non abbia alcuna intenzione di attaccare il Zoom. Anzi, i due si osservano, guardateli. Girano intorno al quadrato, si osservano con attenzione ma con rispetto. Zoom non vuole attaccare Haki e Haki non vuole attaccare Zoom. Incredibile. E dunque finisce qua, con entrambi gli atleti che si osservano con grandissimo rispetto. E vi ricordo che a Voltomania Zoom dovrà difendere il suo titolo hardcore dall'assalto di Haki Bunjiro.
Oh mio Dio, ma qua siamo nel backstage e c'è Reynolds che sta riempendo di colpi su Boy. Oh mio Dio, adesso però il pupillo del presidente lo colpisce con una gomitata e adesso sì che inizia a scazzottare Reynolds. Oh mio Dio, scalaventa di peso contro la parete. Porca miseria, ancora su Boy. No ragazzi, stavolta Reynolds contrattacca, ma ancora il gigante sardo continua a colpirlo senza sosta. Oh mio Dio, ma qua Reynolds ancora passa al contrattacco e lo tramortisce con un braccio teso. E adesso sì, è l'ex leader del Public Enemy. Può iniziare a colpire a suon di sediate su Boy. Oh mio Dio, Reynolds non gli sta dando scampo. Porca miseria, ragazzi, che rissa pazzesca. Oh mio Dio, adesso Reynolds continua ad infierire. Oh mio Dio, Reynolds si vuole vendicare dopo l'assalto subito proprio da Subboy nello scorso episodio. Ancora Reynolds continua a colpirlo. Mamma mia, senza sosta. Oh mio Dio, ma adesso Subboy passa al contrattacco e adesso è lui che inizia a legnarlo. Porca miseria, poi dopo lo lancia. Mamma mia, sul telo. Oh mio Dio, il gigante sardo non si ferma. Colpisce Reynolds. Oh mio Dio, la vice grip! La vice grip! La vice grip! Gli vuole scoppiare la testa! Porca miseria! Su Boy adesso prende la sedia e qua si può divertire! Sì, si può divertire ad infierire su Reynolds a suon di sediate! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Il gigante sardo ormai sembra averlo messo KO, però non si accontenta, no! Vuole continuare ad infierire? Ma qua ragazzi, Reynolds contrattacca, non ci credo, sono in zaina, non ci credo, l'F5, F5, F5 di Reynolds, F5, ma qua ragazzi, Reynolds non si accontenta, penna ancora su Boy, no, non ci credo, ancora F5, ancora F5, e su Boy finisce KO. Su Boy, nello scorso episodio ho lanciato una sfida a tutto lo spogliatoio, perché volevo un grandissimo avversario per Volto Mania. E tu ti sei presentato dinanzi a me, ma non educatamente, piuttosto tu sei arrivato in modo molto irruento e aggressivo. Mi hai pestato brutalmente e mi hai lasciato a terra privo di sensi. Perciò deduco che tu mi voglia sfidare a Volto Mania. Perciò, caro gigante dei miei stivali, sappi una cosa. La tua sfida è da considerarsi accettata. Io contro di te, uno contro uno a Volto Mania. Reynolds contro il pupillo del presidente della Ringovolto. Sappi che questo match sarà strabiliante. Non vedo l'ora di rifilarti altre F5 al centro del ring per annientarti. E adesso amici è tempo di main event, 2-on-1 handicap match. Da una parte abbiamo The Oracle Lars Payne, ovvero colui che affronterà Dana per il titolo mondiale dei pesi massimi da Ring of Volto nel main event di Volto Mania, mentre dall'altra abbiamo Dallas e Franklin, ovvero The Bad Guys. Eccoci qua, andiamo in diretta amici, il seguente incontro è un 2-on-1 handicap match. Atleta a fare il suo ingresso ed è Oracle Lars Payne.
suoi avversari sono Dallas e Franklin, the bad guys. E dunque si può partire col match. Eccoci, ci siamo, si può partire col main event. Intanto Dallas parte subito aggressivo su Lars Payne, che però adesso subisce ancora il ricontrattacco del componente di Bad Guys. Porca miseria, che adesso lo mette in difficoltà. Poi dopo, attenzione, lo rialza. Esegue un Eddie Sweep. Oh mio Dio, lo scalaventa ripeso all'angolo. Poi dopo, adesso cosa fa? Sollevamento a Pump Handle. Ma qua, signori, Payne li piomba addosso. Porca miseria. Adesso Lars inizia ad infierire pesantemente. Poi dopo va da Franklin, lo scalaventa all'esterno del quadrato con questo pugno violentissimo. Poi adesso prende Dallas, lo scalaventa all'angolo in corsa di Payne. C'è una ginocchiata devastante. Ancora Lars, di nuovo ginocchiata. Porca miseria, che partenza di main event incredibile. Adesso Payne, guardate, sistema Dallas. Oh mio Dio, che scarpata sulla faccia. Ancora Payne, lo prende, lo rimette in piedi. Ma qua, ragazzi, il componente dei Bad Guys non ci sta. E infatti reagisce di Sweep. Oh mio Dio, che big boot sensazionale. E qua adesso c'è il cambio per Franklin, che arriva in suo soccorso. La Payne cerca di rialzarsi. Ma qua, ragazzi, Franklin esegue questa neckbreaker in rincorsa poderosa. Poi adesso knee drop devastante. Oh mio Dio, Lars Payne sembra in difficoltà. Adesso Franklin ne approfitta, lo prende, lo rimette in piedi. Ma qua, ragazzi, l'oracolo ne approfitta. No! Franklin se lo scrolla di dosso e lo getta all'esterno del quadrato con questo back body drop. Ancora il componente dei Bad Guys non si ferma, rimette in piedi Payne, lo riporta sul quadrato e quindi si ritorna di nuovo al centro del ring. Franklin continua a mazzulare pesantemente l'oracolo. Adesso lo prende, lo rimette in piedi. Poi dopo cosa fa? Oh, lo scalaventa di nuovo all'angolo. E qua, ragazzi, nuovamente cambio tra le fila dei Bad Guys. Torna Dallas, adesso i due fratelli agiscono in collaborazione. Guardateli, mamma mia, strepitosi, ragazzi, strepitosi. Adesso rincorsa alle corde. Oh mio Dio, che splash da parte di Dallas. Payne in difficoltà. Dallas adesso gli tira un calcione dritto sulla schiena. Poi dopo lo prende, lo rimette in piedi. Attenzione! Oh mio Dio, che manovra devastante. Porca miseria. Ancora Dallas non si ferma. Oh mio Dio, prende Payne. E attenzione, lo solleva. C'è una choke slam violentissima. Ancora Dallas non si ferma. Prende l'oracolo. No, no, ragazzi, la fa finisher. Oh mio Dio, è la fine per la Spain. Uno. No, solo conto di uno, ragazzi. Clamoroso, solo conto di uno. Mamma mia, la Spain si alza subito. Allora Dallas non ci sta. Lo prende, lo scalaventa di peso all'angolo. E qua, signori, c'è di nuovo il cambio per Franklin. Ancora i due fratelli che agiscono in collaborazione. Sì. Oh mio Dio, guardateli come stanno mazzulando l'oracolo. Porca miseria, che violenza inaudita. Adesso Franklin prende Lars, che però adesso, ragazzi, non ci sta. E passa al contrattacco. Sì, inizia a colpire Franklin, che però non ci sta. No, Lars adesso ricontrattacca. Oh mio Dio, che calcione in rovesciata, pazzesco. Ancora Payne non si ferma di certo qua. Adesso guardate, mio Dio, con questa escalation di colpi continua ad infierire su Franklin. Porca miseria, ragazzi, l'oracolo è scatenatissimo. Adesso prende il componente dei Bad Guys, lo trascina al centro del quadrato. Poi dopo gli sistema la testa. Mamma mia, stomp violentissimo. Ancora Lars non si ferma di certo qua. Ti mette in piedi Franklin. Poi dopo per la rincorsa, attenzione, no, Franklin lo evita. German suplex, German suplex, signori. E allora qui Franklin adesso continua ad infierire, ginocchiata sul cranio.
Ancora Franklin, non si ferma, prende Lars. Oh mio Dio, European Uppercut. Poi dopo Payne, non ci sta e contrattacca. Sì, ancora Lars, continua a colpire Franklin senza sosta con questi pugni violentissimi. Oh mio Dio, Franklin è lì all'angolo. E qua ragazzi, Payne può approfittare. Il pubblico si sta infiammando. Lars sale sul paletto, si lancia. Oh mio Dio, che tuffo. Sensazionale. Adesso Payne cosa fa? Va da Dallas, gli tira una pizza, lo getta, adesso nel quadrato, adesso si può concentrare su Franklin, infatti lo colpisce. E qua ragazzi, mette a segno la sua DDT e può provare a chiudere. Uno, due, no, no, no ragazzi, Franklin non ci sta. E allora Payne continua ad attaccare, no, no, incredibile, Franklin adesso si oppone. E qua ragazzi, dal cambio a Dallas, quindi di nuovo Dallas che torna nel match, ancora i due fratelli, guardateli, super appiattati, che agiscono in collaborazione, il pubblico fischia, il pubblico non ama per niente i bad guys, guardate qui Dallas come continua ad infierire su Lars Payne, oh mio Dio ragazzi, adesso Dallas guardate lo colpisce, no, no ragazzi, adesso Payne passa al contrattacco signori, sì, no, ancora Dallas che non ci sta, continua a colpire l'oracolo che però adesso ragazzi ancora una volta passa al contrattacco, sì, Payne è scatenato, guardate, continua a infierire, no signori, ancora Dallas che non ci sta, continua a colpire Lars senza sosta, oh mio Dio, sembra di essere in una risa da strada, Payne in estrema difficoltà, adesso Dallas lo prende, attenzione, lo solleva, oh mio Dio, lo appende come il bucato sulla corda, porca miseria, Payne è in difficoltà, Dallas ancora signori, continua a colpirlo, ma qua ragazzi, Payne non ci sta e contrattacca nuovamente. Oh mio Dio, no, no, ancora Dallas che risponde, no, ancora Payne, l'oracolo adesso c'è, guardatelo, è gasato, sì, prende Dallas, lo manda sulle corde, e qua signori, double foot stomp, oh mio Dio, adesso l'oracolo si avventa su Dallas con questa serie di pugni violentissimi sulla testa, sì, sì, Payne non si ferma più ragazzi, Lars non si ferma più, ancora e ancora, continua ad infierire, sì, il pubblico adesso si gasa, si infiamma, Payne adesso colpisce Franklin e lo getta all'esterno del quadrato, poi adesso rimette in piedi Dallas, attenzione, pronto ad affondare il colpo decisivo, ma qua ragazzi Dallas non ci sta e continua a colpire Payne che adesso ragazzi non ci sta a sua volta e di nuovo passa al contrattacco, e sì ragazzi, adesso Payne guardatelo, si carica, segno inequivocabile, vuole farla finita, rincorsa, oh mio Dio, ginocchiata, ancora rincorsa, doppia ginocchiata. Porca miseria, qua i bad guys sono in estrema difficoltà, adesso Payne sistema Dallas, oh mio Dio che stomp, devastante, Dallas è in difficoltà, la Payne ancora torna da Franklin e lo toglie fuori dalle scatole, qua signori ancora si concentra su Dallas e qua ragazzi ancora su DDT, dai, è la fine, sì, uno, due, no, no ragazzi, niente da fare. Niente da fare, incredibile, incredibile, Dallas si rialza, lo appende, lo rimette in piedi, no, ancora Dallas che si oppone, incredibile, adesso lo prende, lo manda all'angolo, rincorsa, oh mio Dio e lo spiaccica, e qua ragazzi dai, dai, è il momento propizio per i bad guys che ci credono, e quindi di nuovo cambio, torna Franklin, che guardatelo, continua a mazzurare la Spain, guardate adesso addirittura rincorsa alle corde, oh! Porca miseria che botta! E poi dopo ci regala pure il bis! Oh mio Dio ragazzi, che impatto devastante! Adesso prende l'oracolo, lo rimette in piedi! No, no, no ragazzi! Oh mio Dio! Che calcione devastante! Porca miseria! Ancora Franklin, prende Payne, lo rimette in piedi! Oh mio Dio! E c'è la sua manovra risolutiva. E qua ragazzi, poi cosa fa? No, non ci credo, il cambio a Dallas! I bad guys adesso ci credono! I bad guys adesso ci credono, sanno che l'obiettivo è alla loro portata. E infatti sì, sì, Dallas mette a segno la sua chokeslam sulla Spain. Poi dopo attenzione lo prende, lo rimette in piedi. Non ci crede ancora sta finisher, ancora sta finisher, dai la fine. Uno, no, no, ancora solo uno, ancora solo uno. Non ci credo ragazzi, non ci credo, Dallas si mette in piedi, Payne che adesso ragazzi contrattacca e poi adesso sì, 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 con la sua escalation di colpi, sì ragazzi, Lars Payne è scatenatissima, adesso tira l'ennesima pizza Franklin,
Lo getta adesso nel quadrato. Rimetti in piedi Dallas. E qua, signori, c'è la morsa del diavolo. La morsa del diavolo. E qua, ragazzi, è la fine per i bad guys. Dallas sviene per dei sensi. E ora con Lars Payne vince. Che match spettacolare, ragazzi. Bellissimo. E dunque Lars Payne può esultare. Vittoria grandissima in questo super main event. Intanto no! Arriva il campione mondiale dei pesi massimi, Dana, che attacca subito Payne con questo calcione. Oh mio Dio, Dana non si ferma. German suplex. Dana è super scatenato. Guardatelo. Guardate quanto è inferocito. Continua a colpire Payne. Oh mio Dio, che calcione sulla faccia. Ancora Dana. Non si ferma. Non si ferma. Guardatelo, si inzaina Payne. Oh mio Dio, Samoan Drop. Devastante. Ancora il campione. Non si ferma di certo qua. Infatti prende Payne. E vuole fare pure il bis. Ancora Samoan Drop. E lo stende nuovamente al tappeto, mettendolo KO. Oh mio Dio, ragazzi, che finale clamoroso. Vi ricordo che i due si affronteranno nel main event di Voltomania per il titolo mondiale dei pesi massimi della Ring of Volt. Su queste immagini si chiude qua questo episodio strepitoso di Ring of Volt. Grazie a tutti quanti per aver partecipato. Vi lascio qua sotto il link per seguirmi su tutti i miei profili social ufficiali. Grazie nuovamente a tutti quanti e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo super episodio di Ring of Volt, l'ultimo prima di Voltomania. Ciao!